Sono con Lorenzo Brufani, che è il rappresentante in Italia di TripAdvisor, oltre ad essere un grande esperto di giornalismo di crisi, col quale parleremo proprio di questi aspetti, in particolare per quanto riguarda la presenza di TripAdvisor in Italia. TripAdvisor ce lo spiegherà lui esattamente che cos'è, ma è una realtà molto importante nel settore della comunicazione turistica. Lorenzo, ti ringrazio di essere qui con me in questi giorni di Social Media Week a Torino. Grazie a voi. È una giornata che è cominciata molto grigia, adesso è uscito il sole, per cui ne approfittiamo per riprenderti nel tuo ambiente naturale, che ovviamente per tutti quelli che si occupano di turismo è il sole. Assolutamente, sperando che continui a splendere nonostante certo. Tutto. Allora, esattamente spiegaci che cos'è TripAdvisor. TripAdvisor è una community, quindi è il sito più grande del mondo in termini di viaggio, e quindi è un sito che ha la particolarità di favorire lo scambio gratuito, spontaneo di recensioni. È una community perché ormai è presente in 30 paesi, parla oltre 20 lingue e è diventato un fenomeno di rilevanza mondiale, quindi ormai recensioni di viaggio è un po' diventato sinonimo di TripAdvisor. Possiamo dire che è il sito di recensioni turistiche più importanti del mondo? Assolutamente sì, i numeri lo dimostrano, ci sono 75 milioni di recensioni su tutti i siti di TripAdvisor, 50 recensioni al minuto, oltre 60 milioni di visitatori unici al mese, quindi è una nazione virtuale, esatto, che ogni giorno si incontra, parla, si scambiano anche foto, ci sono 11 milioni di foto su TripAdvisor. E si parlano tra di loro? Si parlano tra di loro perché ovviamente grazie al fenomeno delle recensioni chiunque di noi può mettere le proprie esperienze di viaggio su alberghi, ristoranti, ma anche su cose da fare, quindi se siamo qua a Torino, al di là di vedere alberghi, ristorante, cosa fare per andare a vedere magari la Mole o i musei, come arrivare a Torino, ci sono guide gratuite, c'è un forum, quindi è una community verticale per tutti, sì, quelli che hanno voglia di scambiarsi recensioni di viaggio. E quindi le recensioni sono il core business della piattaforma? Sì, esatto, diciamo che da un punto di vista di business TripAdvisor ha come fa i profitti, dal punto di vista del consumatore è tutto gratis, quindi chiunque si può registrare gratuitamente mettendo una propria account, può collegare ad esempio il proprio account di Facebook a TripAdvisor. Da un punto di vista di business TripAdvisor vende spazi pubblicitari su qualsiasi sito del network, oppure ci sono dei cosiddetti servizi professionali, quindi se io sono un albergatore o ristoratore posso comprare a pagamento il mio indirizzo, quindi email, numero di telefono sul mio sito, quindi inteso come TripAdvisor, ristorante o albergo. Poi quindi aprire un mini sito, quello sì, che si oppure io posso il collegare sito. Il mio sito del, sì, del mio albergo con le recensioni che vengono su TripAdvisor, quindi si può fare un link diretto. E quindi questo vale non solo per alberghi e ristoranti, ma anche per le istituzioni, quindi non so, la Visit London, sì, la Proloco di Londra, compra da TripAdvisor il traffico delle recensioni che parlano di Londra, quindi oppure il consorzio turistico della regione Piemonte, sì, può acquisire i contenuti, quindi può avere sul proprio sito le recensioni che parlano di Piemonte su TripAdvisor, quindi è proprio content manager. E poi c'è il traffico, quindi uno dei modelli di business che rende TripAdvisor un'impresa profittevole, il cosiddetto CPC, sì, cioè cost per click. Quindi se io per esempio devo venire a Torino, mi informo gratis, quando decido che quell'albergo, quel ristorante voglio prenotare cliccando, sì, esco tecnicamente dalla piattaforma di TripAdvisor e compro, prenoto quest'albergo con ad esempio le agenzie di travel online, Ubodo, Venere, Expedia. Quel click, sì, genera una royalty, okay, che va da pochi centesimi a magari un dollaro a TripAdvisor. Quindi, okay, cost per click o cost per acquisition
determina il modello di business di TripAdvisor. E comunque le recensioni non sono pilotate da TripAdvisor. No, assolutamente, questo è uno dei nostri asset fondamentali. TripAdvisor non manipola nessuna recensione, ma controlla. Quindi è come se fosse un po' un vigile urbano che ha interesse a fare meno multe possibili e che ci sia un elevato traffico di macchine, quindi sì, di recensioni. C'è un regolamento su TripAdvisor, quindi se ci sono insulti oppure inviti a traffici illegali, c'è il centro antifrode di TripAdvisor insieme all'assistenza che deve eliminare questo tipo di recensioni. È ovvio che avrete letto, insomma, sui giornali le polemiche, le recensioni, esatto, frodi, non frodi, è una grande sfida di TripAdvisor. Io da sempre dico tolleranza zero contro le recensioni false, è una battaglia che da sola TripAdvisor non può vincere per la mole, certo, inevitabile, con 50 recensioni al minuto è tecnicamente impossibile controllare tutte le recensioni, ma chiunque di noi accanto alle recensioni può cliccare il bottone "hai problemi con questa, sì, recensione" e segnala se ha dei motivi di sospettare. Questo lo possono fare anche gli inserzionisti, l'albergatore ad esempio? Assolutamente sì, lo può fare perché c'è una piattaforma gratuita che si chiama TripAdvisor, www.tripadvisor.com/proprietari, quindi, sì, io sono il proprietario di un hotel, mi registro gratuitamente sulla piattaforma di TripAdvisor, attraverso la piattaforma posso segnalare al centro assistenza se ho dei problemi con una recensione, non sono d'accordo, magari una recensione falsa, quindi è una sorta di filo diretto che TripAdvisor, sì, mette, quindi a disposizione. Quindi è una gestione dell'intelligenza connettiva, dell'intelligenza della massa, della democrazia di rete, insomma. Assolutamente, l'importante è sapere guidare la macchina. Certo. Perché purtroppo in Italia sappiamo tutti che ci sono ancora un po' di problemi nell'accettare la democrazia elettronica e invece da più parti leggiamo della dittatura del web. Esatto. Quindi noi difendiamo la democrazia elettronica. Certo.